guida pratica su come non organizzare il remote working. Primo passo, scegliete di prendere un'autostrada molto cara. Noi siamo fortunati, la Torino Aosta è l'autostrada più cara d'Italia, 12 euro per 100 km. Buono! E per non farvi mancare nulla, prendete l'uscita successiva a quella che dovevate prendere, così spenderete di più e arriverete un po' in ritardo. Secondo passo, scegliete il primo hotel che trovate esclusivamente in base al prezzo, senza stare troppo a guardare le recensioni, se c'è posto per lavorare, se c'è un wifi che funziona. In fondo è solo venerdì e avete un sacco di lavoro da fare. Cosa mai potrà andare storto? Bello, l'unica cosa è che è saltato il wifi dell'hotel. Terzo passo, la pausa pranzo. Siccome non vi piacciono le cose comode, scegliete un posto per mangiare che sia lontano dal resto del mondo, in modo che, trovandolo inevitabilmente chiuso, troviate dei cavalli in mezzo alla neve, di cui uno molto inquietante, e l'unico ristorante aperto che sarà, ovviamente, carissimo. Buono, ma carissimo. E ora l'ultimo passo, il lavoro pomeridiano. Visto che siete in mezzo a nulla, fermatevi a lavorare su un bel tavolino all'aperto. In fondo siamo a gennaio, siamo a 2000 metri, come mai ci si potrà stare? Ed è molto bello, a parte che inizia ad esserci un vento un po' freddo. E prima di morire assiderati, un tè caldo per finire questa splendida giornata. Ma alla fine, nonostante tutto l'impegno che ci abbiamo messo per organizzare male la giornata, basta cambiare punto di vista per cambiare anche il finale. Ricominciamo dall'inizio. È vero, l'autostrada mi è costata un botto e avrei preferito non pagare tutti quei soldi. Però capite che siamo in Italia e a 100 km da casa, ma anche di meno, potete avere dei posti assurdi. Cioè, guardate la Valle d'Aosta, è pazzesca. Capite che vi potete alzare il mattino, prendere la macchina, il treno, quello che vi pare, in un'ora, due ore, quant'è, siete in un posto pazzesco. Quindi sì, voglio pagare questa autostrada carissima, per stavolta. Almeno sull'hotel si cerca di risparmiare, ovviamente ci saranno dei compromessi. Però basta far tethering, è un posto dove lavorare con un computer si trova. Nel nostro caso tutto sommato ci è andata bene, era un buon hotel, c'era un'ottima colazione molto abbondante ed eravamo in questo paesino molto molto carino in cui passeggiare, classico paesino della Valle d'Aosta, quindi super felici. Vogliamo parlare del pranzo super caro? È capitato, non avevamo niente dietro e purtroppo organizzando di fretta succede anche questo. Vorrà dire che nelle prossime gite ci organizzeremo meglio e comunque quella zuppa di cipolle era buonissima. Che poi quando sei in un posto così con la tua famiglia va bene anche lavorare al freddo. Certo, anche in questo caso si può organizzare meglio, scegliere meglio la location. Ma nell'attesa della stagione calda, o comunque dei cambiamenti climatici, va bene anche tenersi il piumino e cercare di lavorare più in fretta. Insomma, tutto questo per dire che è bello tornare a viaggiare. Ok, poi magari uno non lo fa sempre, anche perché è una cosa un po' costosa, però è bello anche solo sapere che uno volendo al mattino prende e decide di andare da qualche parte. D'altronde non posso farci niente, preferisco rischiare di lavorare in mezzo al freddo che rimanere a casa. Ognuno poi fa un po' come gli pare. Goodbye. Why does my heart